Paolo Gangelli, responsabile di questa. Allora, io intanto chiedo scusa a tutti i delegati per i modelli bruschi che ho avuto in questi giorni, ma siccome sono un opinione dal punto di vista. Scusa Paolo, un applauso a Paolo per l'impegno profuso. Quindi era delle cose. La seconda cosa è che io sono convinto che questo congresso è un congresso di svolta. Però intendiamoci, a tavola ho scoperto che dei compagni giovani non sanno che nel 76 c'era il punto unico di contingenza e ogni 3 mesi i salari venivano adeguati al costo della vita. Non sapevano che nel 70 lo studio lavoratore aveva dato agli operai l'idea che la fabbrica era anche sua. Non sanno che una legge dell'Eco Camera nel 78, pur criticata da noi, rappresentava un modo per poter chiarire qual è il prezzo di un alloggio, anche se veniva fatta dopo un blocco di risfratti e dei fitti dopo la manifestazione del 70, quindi era una controriforma. È colpa nostra, non siamo riusciti a trasmettere alle nuove generazioni queste conquiste. E quando diciamo Renzi le cancella, non le cancella solo Renzi, le cancelliamo anche noi. Quindi questo è un problema delle generazioni che hanno condotto le battaglie negli anni 70 e devono trovare il modo di fare un passo indietro e consentire alle nuove generazioni di poter fare un passo avanti. Ora noi abbiamo in questi anni lanciato l'idea perdi il lavoro, perdi la casa. Oggi c'è una manifestazione a Livorno, un corteo di lavoratori e di lavoratrici, sfido chiunque andarci e trovarci un volantino, se non portato da noi, che parli di casa. Cioè gli stessi lavoratori, pur contattati da noi, stimolati da noi, hanno la lotta del lavoro, non la legano alla casa. Cioè quando te rimani disoccupato, mangi pane e cipolle e vai a casa, ti rintagli nella tua casa. Ma quando perdi il lavoro e perdi la casa, sei un disperato. E non capire questo nesso e non fare in modo che questa battaglia non sia una battaglia che porta il dritto alla casa nella scena politica, perché ci ha pensato i mass media, i telegiornali, i grandi organi di informazione che parlano diritto alla casa a loro modo, facendo vedere le persone sventurate, come se fosse una colpa non avere un alloggio. Non è che è una conseguenza dello sviluppo capitalistico e delle scelte che la privatizzazione ha condotto in Europa e in Italia. Ne parlano a loro modo, ma il movimento operaio popolare non ne parla, non riesce a rimettere insieme i pezzi di un diritto spezzato, cosa che ha fatto Podemos in Spagna, che è partita da Piazza del Sol con i mutui, cosa che ha fatto Syriza in maniera diversa in Grecia. Quindi noi quando pensiamo alla coalizione sociale non pensiamo a Orlandini segretario di un nuovo partito, perché sarebbe profondamente sbagliato. Pensiamo a una coalizione sociale che si riappropri di una battaglia politica che leghi il diritto della casa, della salute, della scuola, del lavoro in una battaglia unica. E il diritto di un salario di cittadinanza che non entra nelle teste della sinistra radicale o meno, perché sono tutti impregnati di lavoro. Io non voglio un lavoro, voglio un reddito. Cioè io, lavoratore precario, voglio un reddito, non voglio un lavoro. Un lavoro lo trovo, perché tutti mi assumono e non mi pagano. È che non mi danno il reddito. Quindi occorre che lo Stato, e su questo il Movimento 5 Stelle, che ha presentato una mozione in Parlamento di 700 euro a persona, dovrebbe essere sostenuta dalla sinistra che non c'è. Quindi noi abbiamo bisogno, attraverso anche questo congresso, di dire non cresciamo dentro noi stessi, noi non ci aspettiamo 50 sedi qui nei prossimi 3 anni,
non siamo per rafforzare, ma non solo, ma di come noi costruiamo una rete che ci permetta di dare una risposta politica a una crisi profonda che cambierà, si entra in un modo e si esce in un altro modo dalla crisi. Non si esce come nel 2008, usciamo più impoveriti oppure più ricchi, ma con un modello diverso di società. Quindi io chiudo, credo che dal punto di vista organizzativo troveremo un modo di farlo meglio. Sull'autofinanziamento nessuno ne ha parlato, noi abbiamo un 5 per 1000 dal 2012, abbiamo stampato 5.000 cartellini, spero che i compagni lo prendano e che capiscano che il 5 per 1000 rappresenta per noi quanto il bilancio nazionale di Ventrini, cioè se un numero di persone ci dà 40.000 euro l'anno è il bilancio nazionale. Quindi io chiedo alle sedi di impegnarsi a fare in modo che tutti coloro che sostengono il Ventrini il 5 per 1000 per lo 7.30. Grazie di tutto, arrivederci.